Sei sorelle, anticipazioni. Dolores vuole disfarsi di Blanca. Lunedì, 31 luglio 2023. Adela cerca di supportare Blanca, che ha dovuto cedere alle richieste di Rodolfo e si sente male per questo. Intanto, arriva il momento della resa dei conti anche tra Celia e Petra. Quest'ultima si comporta in maniera aggressiva con Celia, che decide di affrontarla una volta per tutte. La Silva le dice che è ingiusto il comportamento che sta avendo con lei, dal momento che non ha mai fatto nulla di male nei suoi confronti e si è già scusata per il bacio che hanno avuto. In questo modo la loro amicizia viene interrotta definitivamente, ma Celia, anche se addolorata, adesso è pronta per voltare pagina anche grazie al supporto di Aurora. Gabriel e Francisca hanno un incontro altrettanto teso, e Gabriel dice di non essere convinto dei sentimenti che la ragazza nutre verso di lui. Infatti, tutto viene messo in discussione nel momento in cui Francisca decide di non rinunciare alla sua carriera e continuare a cantare al Teatro Real. Questo però significa anche dover passare molto tempo al fianco di Don Luis, con tutte le conseguenze che potrebbero esserci. Martedì, 1 agosto 2023. Carolina capisce di non avere più nessun potere su German, che non prova più nulla per lei, e glielo ha anche detto chiaramente. La donna così decide di fare ricorso al vittimismo e finge anche di sentirsi male per impedire che German veda Adela. Alla fine la donna riesce nel suo obiettivo. Merceditas e Rosalia assistono all'esibizione di Raimundo all'Ambigu e sembrano entrambe molto fiere di lui. Alonso regala a Diana un paio di pantaloni per guidare la sua moto. Diana capisce che si tratta di un indumento giudicato da tutti scandaloso e non sa se indossarlo o meno. Alonso la sprona, dicendo che ormai le donne sono libere di indossare ciò che vogliono e, all'estero, non c'è nessun problema se una ragazza indossa dei pantaloni o va in moto. Aurora, intanto, invita Celia ad una riunione di suffragette che chiedono la possibilità del suffragio universale. Quindi, desiderano che il voto venga concesso alle donne. Celia appoggia la causa e decide di recarsi alla manifestazione. Come si prevedeva, però, un simile gesto travolge la famiglia Silva e la fa sprofondare ancora una volta nello scandalo. Tutti parlano di Celia a quella manifestazione. Mercoledì, 2 agosto 2023. Donna Dolores è stanca degli scandali che ogni volta riguardano la famiglia Silva e quindi coinvolgono anche i Loigorri. La perfida donna pensa ad una soluzione drastica ed inizia ad avvelenare lentamente Blanca con l'arsenico, offrendole delle bevande o del cibo e somministrandolo in piccole gocce. Per la giovane Silva i malori non tardano ad arrivare e ben presto Blanca capisce di sentirsi male. Adela decide di interrompere per sempre la relazione con German e glielo fa sapere. Infatti pensa che sia giusto che, soprattutto in un periodo difficile per la sua famiglia, rimanga accanto a sua moglie e al figlio. German la prende molto male, ma il peggio per lui deve ancora arrivare. L'uomo infatti viene sconvolto da una notizia che riguarda proprio il suo bambino. Tra Petra e Bernardo scoppia la passione e lui, poco tempo dopo, capisce che questa non è la cosa giusta per entrambi. Quindi decide di far rinunciare a Petra al suo lavoro di tata per le sue figlie. Merceditas rimprovera Raimundo per aver preso in giro Rosalia in pubblico dopo la sua esibizione all'Ambigu. Il ragazzo tenta di giustificarsi e spiega di aver semplicemente voluto scherzare e che non c'era nessuna malizia in quello che stava facendo. Giovedì, 3 agosto 2023. Raimundo vuole porre fine al litigio e perciò, alla fine, opta per una soluzione drastica che lascia Merceditas senza parole. Adela fa sapere a Diana che, proprio come temeva, le sue ultime azioni, come andare in moto ed indossare i pantaloni, hanno fatto parecchio scalpore e adesso tutti parlano di lei. Diana decide di ignorare i pettegolezzi e vive la relazione che sta nascendo con Alonso, con una grande felicità, ignorando il giudizio delle altre persone. Purtroppo uno spiacevole incontro all'Ambigu cancella tutti gli entusiasmi di Diana. Salvador, che continua a portare avanti la sua farsa, pensa di aver trovato un modo per porre fine al contrabbando di sostanze stupefacenti che si tiene nella fabbrica della famiglia Silva all'insaputa di tutti. Miguel, intanto, inizia a sospettare dello strano comportamento di Montaner e, fedele a Don Riccardo, lo avverte. Infatti gli riferisce che esiste la possibilità che Salvador stia facendo il doppio gioco e che voglia in realtà aiutare le Silva, anche se dice il contrario.
Don Ricardo promette di prestare maggiore attenzione alle mosse del ragazzo, che sembra sincero quando sostiene di non ricordare nulla dei suoi rapporti precedenti con Le Silva. Venerdì, 4 agosto 2023. Cristobal deve fare i conti con un nuovo problema al fronte. Carlitos è rimasto ferito e le sue condizioni sono a dir poco critiche. L'ospedale da campo non è abbastanza per gestire la situazione e quindi Cristobal decide di spostare il ragazzo in un altro grande ospedale della zona. Il medico scopre, con grande disappunto, che tutti gli ospedali sono saturi a causa dei feriti di guerra e che quindi Carlitos non può andare da nessuna parte. German, spinto dalle parole di Adela, annuncia a Carolina che i tempi duri per la loro relazione sono finiti. Infatti intende lasciare la sua amante ed impegnarsi al massimo per ricostruire da zero il loro matrimonio. Petra si scusa con Celia per come si è comportata in passato e La Silva accetta le scuse, ma senza grande convinzione. Intanto l'entusiasmo della Silva per il movimento delle suffragette cresce a dismisura e lei continua a sostenere la causa. Elisa chiede al padre di assumere Merceditas come domestica. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa succederà a Blanca e davvero perderà la vita a causa di Dolores? A voi i commenti.